Buongiorno a tutti, quattro giorni fa mi avete scritto, in particolare Vincenzo mi ha scritto proponendoci un esercizio di logica numerica e seppur con quattro giorni di attesa ovviamente lo risolverò. Allora, ricopio, riscrivo quello che mi è stato detto. Vi faccio, vi do una dimostrazione di come lo risolverei io mh, durante la prova preselettiva e poi arriviamo alla spiegazione. Premetto che siete stati veramente in tanti ad, averci, ad avermi scritto e commentato. Eh, vi vorrei veramente ringraziare tutti, vi voglio ringraziare tutti, però lascio i ringraziamenti alla fine del video, così poi chi vuole sentite solo la parte nozionistica è libero di farlo allora riscriviamo jx eh? più mk uguale a z questi sono mh, molto comuni eh? Z a meno tz secondo me sono pure molto rapidi mk è uguale a tz più z ok Tz è uguale a ZA e Tz è uguale a 5. Allora, tra poco comincio il conto alla rovescia, vi, farei, vi faccio vedere come lo risolverei io e poi vi spiego i passaggi. 3, 2, 1, ok. Perfetto, allora spieghiamo i passaggi. Ho utilizzato una variabile di appoggio perché eh, siccome mh, potete vedere che ogni eh, coppia di lettere è correlata ad un'altra coppia di lettere, allora eh, per brevità io sostituisco alla coppia di lettere in particolare all alla penultima equazione, diciamo l'ultima equazione in cui vi è una relazione tra le lettere, la penultima equazione tra quelle date, qui possiamo mettere anche una parentesi graffa che significa che è un sistema, cioè significa che in realtà c'è una correlazione tra tutte le equazioni esistenti. Allora sappiamo che tz è uguale a z a che è uguale a x, ma se tz è uguale a z a e noi abbiamo... Deciso che è uguale a x stiamo dicendo che tz è uguale a x e za è uguale a x, ma se tz è uguale a x e za è uguale a x, andiamo alla seconda equazione e troviamo subito che mk è uguale a x più x che è uguale a 2x. Dopodiché ci rimane la prima equazione e poi andiamo a sostituire jx, a ah, ci chiedeva proprio jx quindi. Tra l'altro io ho dato per scontato che ci avrebbe chiesto CX X, mi sono dimenticato questo. Ma eh, diciamo fortunatamente ho già risposto alla domanda. Io essenzialmente volevo farvi vedere come risolvere rapidissimamente questo, questa tipologia di esercizi. Poi desidero insomma spiegarvi il ragionamento logico. Poi per diventare più rapidi di me basta solo esercitarsi. Ah, mi dimenticavo. Buona domenica a tutti carissimi. Allora, jx più mk, allora lo riscrivo, eh, lo riscrivo qui così abbiamo più spazio, jx più mk è uguale a za meno tz, ma abbiamo trovato che jx più mk, abbiamo detto che mk è 2x, più 2x è uguale a za che è x meno tz, ma se tz è meno x, questo e questo se ne va, quindi è uguale a 0. Quindi rimane che gx più 2x è uguale a 0. Per la, il primo principio di equivalenza, sottraendo ad ambo i membri lo stesso numero, quindi meno 2x, meno 2x, il 2x qui se ne va e ci diventa che gx è uguale a meno 2x, ma x abbiamo scritto qua nella legge costitutiva della quarta equazione. Quindi adesso finalmente utilizziamo la quarta. Gx l'abbiamo anche scritto qua, lo vedete? Adesso lo stiamo solo spiegando, jx è uguale a meno mk, che è quindi è uguale a meno 2x, che è quindi è uguale a meno 2 per 5, che è quindi è uguale a meno 10. Meno 10 è il risultato di questo esercizio. Io adesso non lo so ho il, quanto tempo ho impiegato da quando ho iniziato il conto alla rovescia, sicuramente un conto poi, eh, vi dico un'altra cosa, se ci avrò messo un minuto, un minuto e mezzo, almeno 20 secondi perché io comunque ancora c'è cioè un conto è essere concentrati e quindi calarsi all'interno del, della prova e risvolgere alla massima velocità ogni esercizio un conto ovviamente è essere al computer e in minima parte quando faccio i passaggi ve li vorrei anche spiegare cerco di fare pure dei passaggi semplici cioè cerco di, di non saltare i passaggi perché in realtà ehm, probabilmente questo esercizio è risolvibile anche a mente, però se io lo risolvessi a mente voi non vedreste nulla. Cioè se io vi dicessi direttamente gx uguale a meno 10 perché l'ho risolto a mente, ovviamente non sarei, non, non sarei d'aiuto a nessuno. Quindi ovviamente eh, poi per quelli che diventano ancora... Più bravi ovviamente questo esercizio a mio avviso si può risolvere in 10 15, 15 secondi al massimo però pure che lo risolvete in un minuto insomma eh, va benissimo non, non è una gara è anche una gara una corsa contro il tempo però insomma poi è importante anche mettere il eh, inserire il risultato corretto allora come vi avevo detto mi sembra di iniziare il video qui, cioè, questa è la parte che mi piace di più. Allora, buona domenica a tutti. Io vi ringrazio veramente perché mi seguite. In tanti vi ringrazio perché abbiamo, avete formato una piccola elite di, di persone, insomma, sempre molto garbate, gentili, colte. Eh, che scrivono sempre in maniera rispettosa, disponibile e eh, questo è meraviglioso, cioè il nostro canale sta diventando una community dove voi siete al centro, in cui, insomma. Eh, voi insieme a me eh, stiamo costruendo tutto questo percorso, questo cammino che è di aiuto a tanti. Noi insegnanti, se amiamo la professione dell'insegnamento, dobbiamo amare anche la, la condivisione insomma, delle conoscenze e eh, la condivisione delle conoscenze anche tra colleghi, che sicuramente eh, c'è questo dualismo. No? Eh, siamo portati un pochettino dalla nostra eh, società a vederci in competizione, nel senso... Eh, entro io, non entri tu. Eh, eh, I posti, posti a concorso sono limitati e inevitabilmente la nostra società ci porta alla competizione. Io aggiungo che a mio avviso, una bella competizione è quella di aiutarsi tutti e poi chi passa. Eh, io spero che eh, cioè, i vincitori del concorso ci saranno i vincitori ammessi e i vincitori non ammessi, cioè che non rientrano nel. E nei posti a disposizione, ma in realtà i vincitori prima o poi diventeranno tutti di ruolo perché poi creeranno come già stato in passato delle gradatorie a scorrimento e quindi anche i vincitori non ammessi. Considerate che dovete aggiungere il 10%, nel senso che se sono ammessi per esempio per la vostra classe di concorso nella vostra regione 100 persone. In realtà poi ne passano 110 però, anche se siete 300 a concorrere e, lo... e tutti e 300 superate tutte le prove. A quel punto si formerebbe una gradatoria, così è sempre stato, cioè è molto probabile che si formerà, parliamo in termini statistici e probabilistici, è molto probabile che si formerà una gradatoria di 190 persone che prima o poi diventeranno di ruolo. Quindi, Cercate di superarlo tutti, questo concorso. Perché dico questo? Cercate di aiutarvi tutti. Cerchiamo in questo canale in particolare di aiutarci tutti. Perché, se siamo insegnanti, e ritorno quindi al punto di partenza, dobbiamo amare la cultura, dobbiamo amare la condivisione della cultura. Tutti noi professori siamo colleghi, tutti noi professori dobbiamo remare nella stessa direzione che quella insomma della. Eh, utopistica quella della saggezza, no? quello di arrivare a, ad essere felici, saggi, colti, eh, sempre disponibili, sempre gentili. Detto ciò, eh, veramente era mio grande desiderio ringraziarvi tutti: eh, Scuola Cultura, Laura Cred, eh, Scuola Siamo Noi, Professor eh, Silvia che mi ringrazia tanto, Giada Chioso che mi fa, eh, fa spesso domande. Interessanti intelligenti per tutti. Bea, Corame, eh, ringrazio per il video esaustivo eh, e chiede il punto di inquadramento quando specifico la materia. Ah, ok, ha fatto una bellissima domanda, è ovvio che eh, aveva già eh, dato la soluzione, eh, per quanto ci sono molti di noi che con una classe di concorso possono insegnare diverse materie diceva ma se mi fanno una domanda specifica di una materia eh, cito la materia non la classe di concorso assolutamente sì poi ancora salto ovviamente le persone che hanno commentato più volte un, un veramente un ringraziamento speciale che dobbiamo fare a Floriana Farrano che ci allieta con dei commenti molto belli, molto profondi. Eh, un grazie anche ad Antonella Lupi, grazie anche ad Adriano Floris, Anna Chilleri, Andrea Bianchi, Massimiliano Masia. Vediamo. Floriana ha scritto: eh, Ecco, Floriana, la leggo. Sto cominciando a vedere il video che ieri purtroppo non ho avuto modo di seguire in diretta. Penso che un uomo e docente di grande cultura come il prof Francesco, d'altronde, bellissimo che mi chiama Francesco, io ti ringrazio. D'altronde non poteva che ospitare un uomo di altrettanta cultura e grandiosità. Grazie prof Francesco per queste dirette, ormai stanno diventando un'abitudine piacevole. E grazie a te veramente tantissimo Floriana. Continuiamo i ringraziamenti perché sono quattro giorni almeno che non pubblico perché... Mm, Vincenzo Dag ci ha scritto quattro giorni fa, Cristina Zanella eh, che io ringrazio eh, tantissimo anche durante eh, la diretta video, Sonia Vommaro, oh, Vommaro, scusa se lo pronuncio male, Annunziata Panzarea, Alberto Mannucci-Vacini, Alessandra Leonardi, e ancora Andrea Mantuan, Coach... Che me lo ricordo a memoria perché Coccia è intervenuto pure nella diretta con Alberto Lori, Rossella Di Sipio e ancora Marcagno Rosalia Carmen Aliberti Adriano For Floris Marilaria scusatemi se non pronuncio al meglio eh, i vostri nomi Lina Bedoglia Scuola Cultura Sebastiano Cascone Ciro Caruso, Vincenzo Dag Tiziana, Butera, Vincenzo Tag che tra l'altro è colui che ha fatto eh, la richiesta, Vito Cesaro, Cesaro, Paolo Lommi che ha scritto un bellissimo commento, Chiara Bavetta, Matteo Carelli, Eva Kramer e Antonella La Rocca. mi fermo qui, eh, se ho dimenticato qualcuno di voi vi chiedo scusa, è veramente... E' questo che vi avevo chiesto, di commentare, di eh, far diventare il canale un canale attivo, interattivo di commenti, eh, risposte, eh, consigli. Eh e tutto quello insomma che volete inserire ovviamente c'è sempre la massima libertà d'opinione da parte di ognuno di voi allora eh, io ho provato un altro po' ad alzare l'audio perché mi era stato richiesto eh, fatemi sapere se l'audio si sente bene e a questo punto un caro saluto da Francesco Samani